La Coppa del Mondo FIFA è arrivata questa mattina a Napoli, l'unica tappa italiana del tour internazionale che si concluderà nel mese di giugno in Russia, con l'apertura del campionato del mondo di calcio. Disegnata dallo scultore italiano Gazzaniga e realizzata con oltre 6 kg di oro puro, la Coppa è stata esposta a Palazzo San Giacomo per poi spostarsi nelle prossime ore nei quartieri di Scampia, San Giovanni a Teduccio e Vomero, presso le sedi di alcune associazioni giovanili. È la prima volta che la Coppa del Mondo fa tappa qui a Napoli ed è per noi una grande emozione. In realtà per tutte e quattro le edizioni del Trophy Tour abbiamo visitato l'Italia, ma è per noi molto molto emozionante essere qui a Napoli. Lo portiamo soprattutto perché sia una fonte di ispirazione per la nuova generazione, per tutti quei bambini, che non solo per i calciatori, certo può essere anche una fonte di ispirazione perché possano vincerlo in futuro, perché no, ma soprattutto perché possano raggiungere i loro obiettivi. This trophy or just achieve their goals. Da una collaborazione fra il Comune di Napoli e l'azienda Coca-Cola, che ha promosso il tour della Coppa FIFA, nasce un progetto di riqualificazione di un campo di calcio alle Case Celesti nel quartiere di Secondigliano. Abbiamo voluto portare la Coppa del Mondo comunque a Napoli e nelle periferie perché lo sport unisce e include tutti. Con Napoli ha un legame speciale perché nel 1955 a Napoli è stata inventata Fanta aranciata, che è la seconda bevanda più famosa al mondo dopo Coca-Cola e che noi continuiamo a produrre con 100% arance italiane. Andremo appunto nei luoghi anche più periferici della città a portare la Coppa del Mondo e poi si è resa promotrice di uno straordinario esempio, insomma, di come bisogna conquistare gli spazi e i territori. Riqualificheremo un'area sportiva, un'area attrezzata a sport, un campo di gioco a Secondigliano, e in un luogo insomma anche simbolo della città, luogo che ha vissuto una mattanza di camorra importante. Dare quel segnale in quel luogo significa insomma dare una speranza e una luce ai ragazzi di questa città e di Napoli e di Secondigliano.